Dallo scudetto nerazzurro agli europei con la nazionale italiana, dallo striscione istituzionale ai cimeli di Casa Bastoni come la rete recuperata dalla porta di San Siro dopo l'ultima gara contro l'Udinese. Piadena Drizzone impazzisce per il suo talento e ora attende gli europei nella certezza che il classe 99 si farà ancora una volta valere. Ecco i pareri della piazza caldissima Casalasca. Quattro anni fa questa foto, ti aspettavi 4 anni dopo di vederlo addirittura agli europei? Sì, si vedeva già che arrivava a quei livelli qui. La sua umiltà subito all'inizio l'ha premiato fino a dove è arrivato e merita tutto quello che sta facendo, però non voglio dimenticare che dietro c'è veramente una famiglia, che è papà Nicola, mamma Monica, i fratelli, sono veramente una famiglia esemplare. Il nostro striscione che abbiamo messo in piazza già dice tutto, ma non si sapeva ancora della convocazione, quindi sono una cosa dopo l'altra, arriva questa cascata di notizie, non così per diventare tutti papà, però un po' ci sentiamo tutti papà di Alessandro, senza portar via niente al suo papà che si chiama Nicola Bastone, quindi un grazie a lui, un grazie a tutta la famiglia. Famiglia, sono miei clienti, dalla mamma al papà, anche Alessandro con la sua macchina. Come è giusto anche per giocare in nazionale, dai. È un ragazzo che è bravo, serio. Cosa ti aspetti da questo europeo, sia da lui che dall'Italia? È una bella squadretta, giovane, quindi penso che faccia una bella figura. Come famiglia lo guardate insieme, dove sarete? Avremo la fortuna di essere presenti a Roma dall'11 giugno, e mentre per le fasi poi delle altre partite del girone si spera a quelle successive, vedremo man mano. Allora, a gennaio sembrava difficile, poi la scalata di Alessandro con l'Inter. Noi ci facevamo domande del tipo chissà se lo porta o meno. Oggettivamente poi la sua ascesa non è mai stato in dubbio poi, soprattutto nelle ultime fasi, nelle ultime chiamate.